metano liquido. L'impiego sempre più largo di questo prezioso carburante ha imposto una soluzione sempre più utilitaria per il suo trasporto. Negli stabilimenti della Fiat si sperimenta l'utilizzazione del metano liquido allo scopo di ridurre le spese di trasporto. Se si considera per esempio che per trasportare 237 bombole di metano gassoso compresso occorre un autocarro pesante di grande capacità con rimorchio, come il Fiat 666N, e che per trasportarne la stessa cubatura allo stato liquido basta un autocarro di media portata senza rimorchio, si apprezzerà tutta l'importanza del problema. Al serbatoio che contiene il metano liquido, alla temperatura di 163 gradi sotto zero, viene attaccata la tubazione dell'evaporatore. Veduta particolare dell'evaporatore del metano liquido con vasca di riscaldamento ad acqua. Sperimenta un motore al banco di prova alimentato con metano liquido. Il motore in azione. L'esperimento ha dato ottimi risultati.